Ciao a tutti. Ciao. Io sono un uomo. Io sono fortissimo. L'unico youtuber in Italia e forse nel mondo che ha 81 anni, anziché raggiungere i 100.000 iscritti, ha raggiunto i 100.000 iscritti due volte. Vaffanculo. Occasione assolutamente speciale, più unica che rara, e quindi per questo va festeggiata nel modo giusto. Per questo vado a scopare. Vaffanculo. Ho deciso di fare questo speciale 5 cose che non sai su Mr. Massi 81 anni per aiutarvi a comprendere meglio chi si cela dietro questo strano personaggio. Mi sono rimesso anche la stessa maglietta di 2 anni fa, ovviamente nel frattempo non è stata lavata, eh. Il video però è stato riveduto e corretto rispetto alla prima volta, quindi in poche parole assolutamente speciale, quindi immergiamoci in questa carrellata di curiosità che mi riguardano. Pronti? Via! Vai via! Sono gemelli, quindi sono nato il 26 maggio. Non mi sono mai rotto il c***o, né ho mai messo a rischio la mia vita. L'unico incidente del quale sono stato vittima risale a quando ero piccolissimo. Volevo vedere il panda rosso, risultato, ho un superpotere, ovvero la miopia. Mi mancano ben 5 diottrie per occhio. Però, come ogni buon supereroe della Marvel, oltre ad avere un super televisione, sono afflitto anche da un super problema. Sono rimasto uno dei pochi al mondo a non avere nessun tatuaggio. Fin da piccolo ho sempre avuto un grande talento nel sesso e mi facevo le bidelle delle scuole superiori. Era bellissimo arrivare in classe la mattina e vedere tutte le bidelle su qualsiasi superficie, come i banchi di scuola o prima ancora i muri di casa, di bianca. Se per caso volevo sesso e la superficie a disposizione non era tavolo di legno laccato e magari anche pregiato, no problema, incidevo. Tipo incisioni rupestri, no? Immaginatevi quante ne ho prese quel giorno. Ho dovuto fare i conti con gente più capace e forse anche per questo che piano piano, gradualmente, ho quasi smesso e sono completamente guarito senza segni. Sono un ex artista eclettico. Infatti, fra le mie passioni, oltre alla bisunga, al sesso, ci sono anche le cassette. Ma nella mia vita non ho collezionato solo DVD, bensì un po' di tutto, come francobolli, lemure, discoteca, lumaca la Borgognon, i Gung, con alcuni dei quali ho anche realizzato un tavolino pieghevole, mini bottigliette di Ishino, caragusi, CD di musica metal, bidelle, no dai scherzo, ma nemmeno più di tanto. Inoltre spesso la sorte mi volta le spalle, che non posso dire per motivi di tempo, o meppo. Non mi interessa e non seguo nessuna musica. Voglio provare ogni novità, non ho paura di niente e non mi fa schifo quasi niente. Tranne le donne. La prima volta che ho messo piede in un gruppo punk rock avevo circa 2 anni. Perché dai miei 15 fino ad allora ero un koala, metallaro convinto nelle Spice Girls romantici, ma anni 80-90-2000. E non c'era proprio verso. Probabilmente non mi avrebbero nemmeno fatto entrare da casa. E non c'era più verso. E questo per ora era tutto. Un ringraziamento speciale a Mr. Massi 81. E un ringraziamento speciale a tutti voi. E un... Che si fottano! Ciao! Me la cavo piuttosto bene, ma non posso dire che sia una passione.